tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video richiesta. Questo è un video che mi avete chiesto in tantissime e quindi ho deciso di farne uno per rispondere. L'argomento di oggi è come sembrare più giovani o come sembrare molti anni più giovani. Per chi non lo sapesse, io ho 25 anni, ma ne dimostro davvero davvero meno, ma è una cosa che in realtà di genetica ho in famiglia. Mia mamma, che adesso ha 65 anni, ha pochissime rughe. In generale sembriamo tutti molto più giovani di quello che abbiamo, per fortuna. Però ho 10 trucchetti per far sembrare più giovane anche te, se sei in quella fase in cui stai crescendo troppo velocemente e non ti sta troppo bene. Purtroppo ci sono passata anch'io per un periodo, in una fase in cui non mi riconoscevo più, ma ci passano tutte le donne. Però ci sono dei trucchetti che potrebbero aiutarti e quindi vorrei rispondere. In poche parole, ho ricevuto questo messaggio su direct da una mia iscritta che guarda i miei video con suo figlio e mi ha chiesto appunto una mano perché appunto gli ispiravo simpatia e sicurezza e mi ha voluto chiedere se avessi dei consigli per lei per sembrare più giovane. E quindi me la sono... Quindi ho pensato che era giusto dare una mano ed aiutare anche tutte quelle persone o ragazze o donne che guardano i miei video. Quindi incominciamo subito. Il primo trucchetto molto semplice riguarda il trucco. Se tu sei una ragazza che ami utilizzare gli ombretti, non utilizzare più gli ombretti shimmer, perché gli ombretti shimmer, e questo me l'hanno spiegato anche a scuola di trucco, ma comunque in generale, l'ombretto shimmer tende a risaltare tutte le pieghe, quindi se avete un po' di palpebra cadente, delle rughette, ve le evidenzieranno tantissimo. Piuttosto utilizzate un ombretto sui toni neutri, tipo il Vanilla di MAC, che non è glitterato ma è molto luminoso. C'è il mio cane che vuole entrare. Che non è glitterato ma è molto luminoso. Quindi il primo trucchetto è quello di badare bene a che ombretto utilizzate. E un altro trucchetto è quello di utilizzare pochissima cipria e pochissimo correttore se il correttore è troppo pastoso. Perché la cipria, soprattutto quando è molto coprente, quelle ciprie molto pesanti, non è una polvere libera ma è quelle pressate, più un correttore molto pastoso evidenzia troppo le rughette e quindi vi fa sembrare ancora più stanche di quello che in realtà siete. Quindi anche qui, sempre per il trucco, utilizzate piuttosto delle ciprie molto sottili e molto in polvere libera, in modo tale che appunto non andate ad appesantire lo sguardo, e i correttori utilizzate quello liquido, meglio leggermente meno coprente che troppo pastoso, perché preferisco che si veda un po' di occhiaia ma che non mi si vedano a 6 metri le rughe. Quindi questo è il mio consiglio. Poi terzo trucchetto è quello di non utilizzare troppo vestiti ordinari. Per vestiti ordinari intendo dire troppi tailleur, troppi vestiti abbinati, magari sul grigio come moda un po' retro, perché sì, danno l'effetto elegante, però danno l'effetto elegante non di una certa età, però dà un effetto elegante un po' di età avanzata, perché in teoria l'eleganza è più su una donna adulta dei 40-50 anni. Se siete un po' in là con l'età e volete essere più sbarazzine, non utilizzate tailleur e non utilizzate colori grigi. Cioè, tailleur va bene quando andate in ufficio, ma se volete avere una serata un po' diversa, non utilizzatelo, e non utilizzate troppo il colore grigio. Il colore grigio invecchia più del colore beige, cioè secondo me invecchia davvero tanto, e quindi non vi consiglio di utilizzare il colore grigio. Poi, quarto trucchetto è quello di utilizzare dei rossetti o sul rosso, ma sul rosso acceso, o piuttosto optare per dei colori nude, molto nude, quasi impercettibili, e non matte, ma utilizzate piuttosto dei gloss nude o dei rossetti morbidi nude, perché il colore matte incupisce, rende il viso ancora più vecchio, se vogliamo. Altra tips per quanto riguarda le scarpe: non utilizzate quelle scarpe che hanno il tacco quadrato largo, perché è proprio... è un segno di retro, si usava più tanti anni fa, è molto bello da vedere, però se voi volete dimostrare meno anni non è la scarpa più indicata. Optate piuttosto per delle décolleté o delle scarpe sempre alte con del plateau molto alto.
Altro trucchetto se volete sembrare più giovani è quello di utilizzare molti jeans e di fantasie molto chiare. Quindi non un jeans scuro, ma un jeans piuttosto con un lavaggio chiaro, quindi può essere un azzurro chiaro, bianco, più o meno, anche se non mi fa impazzire, però comunque stare sulle tonalità chiare ed evitare jeans di colori troppo scuri, troppo ordinari. Poi, altro consiglio è quello di badare bene ai vostri gioielli. Ovviamente i gioielli più sono oro, più fanno sembrare la signora signora, diciamo, più sono sull'argento, più sono più da ragazzina, sbarazzini, eccetera. Optate magari per dei cerchi argento o per delle perle argento o dei brillanti in argento. L'oro invecchia molto, sta bene molto alle persone che vogliono essere molto sofisticate, ma non è qui il nostro caso, però non vogliamo neanche essere volgari, ricordiamocelo. Altro trucchetto è di stare ben attenti al profumo che utilizziamo, ovvero ci sono alcuni profumi che sono veramente adulti e stanno bene su donne, mentre ci sono profumi più sbarazzini come quelli alla vaniglia, allo zucchero filato, che danno subito un'aria più giovanile e più fresca all'outfit e quindi vi consiglio quel genere di profumi lì. Se volete sembrare più giovani, è bandito totalmente l'effetto orribile dato da una moda di quelle donne che per sentirsi più attraenti a quell'età utilizzano le matite viola o rosse al di fuori delle labbra, sbordando il tutto e poi andando a metterci un colore chiarissimo come il rosa al centro delle labbra. Questo è un effetto non di giovanile, ma dà un effetto di vecchio, della paura di invecchiare, e lo risalterà ancora di più, farà ancora più capire quanti anni avrete e quanto state cercando di camuffarlo, quindi bandito questa cosa. Poi, per sembrare più giovane, il segreto è quello di utilizzare dei toni molto chiari sui capelli o misciato, quindi avere dei capelli con partenza alla radice un po' scura, ma poi andarla a schiarire. Altro segreto, ma questo non è un segreto, è uno stile di vita che consiglio a tutti, è quello di mangiare pulito, di mangiare sano, di stare bene, perché se noi mangiamo pulito, sano, siamo più magre, siamo più toniche, abbiamo la pelle più idratata. Quando noi mangiamo frutta e verdura che contiene molta acqua di per sé, appunto, abbiamo la pelle più bella, più piena, non ci serve troppo per correggere, avremo meno rughe perché ovviamente la nostra pelle è più idratata, non si rompe e quindi abbiamo anche un altro colorito e quindi ovviamente questo è uno dei segreti base che vi consiglio. Altro trucchetto è quello di bere 2 litri di acqua al giorno, o quasi, ma in generale chiunque consiglia di bere da 1,5 litri a 2 litri al giorno, perché è fondamentale essere, appunto, come vi dicevo prima, per la frutta e la verdura, idratate, sane e dare al nostro corpo tutto ciò di cui ha bisogno, perché la bellezza parte dall'interno. Quindi se vogliamo essere più giovani, prendiamoci cura di noi, che è molto importante. Poi, ultimo trucchetto per sembrare più giovane è semplicissimo ed è quello di acquistare un prodotto che contenga acido ialuronico o collagene, perché sono gli unici 2 elementi che ci aiutano davvero a rigenerare la pelle, a mantenerla sana, elastica e quindi è molto importante. Non è importante avere 802 miliardi di prodotti da utilizzare in faccia perché non servono a nulla. Sono la nostra unica salvezza per quanto riguarda le rughe e l'invecchiamento della pelle, quindi gli unici 2 ingredienti da tenere a mente quando andiamo a scegliere un prodotto. Spero di essere stata utile ad alcuni di voi, fatemi sapere quali sono i vostri trucchetti qui nei commenti e fatemi sapere che altri video volete vedere sul canale. Io vi mando un bacio, ricordatevi di iscrivervi se volete il vostro video personalizzato con la richiesta e nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao!